Un saluto affettuoso, un abbraccio forte. Il Vangelo di oggi è quello di Luca, capitolo 15, versetti 1-10. In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così, vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». Voglio raccontarvi ciò che ho vissuto personalmente. Per 7 anni sono stato cappellano qui all'Aquila, nelle carceri, le costarelle, dove vivono tutti i fratelli del 41 bis, quindi coinvolti nella mafia, nell'andrangheta, nella camorra, nella sacra corona unita. Tutte povere creature che si sono macchiate di terribili e atroci delitti. Ed io per 4 anni e mezzo ho fatto tante di quelle visite ad un mio amico, potrei dirvi anche il nome, Spatuzza, che mi raccontava di aver ucciso niente di meno che più di 180 persone. Ma si era convertito, ma convertito veramente, tanto che la liturgia delle ore la attraversava tutta: il mattutino, le lodi, l'ora media, i vespri, la compieta, e pregava con un rigore incredibile e diceva: io mi sento ora felice e importante come tutti, anche il Papa, perché dice il Signore che si fa più festa in cielo per un peccatore pentito che per 1000 giusti. Questa è la novità del Vangelo. Quale novità? Che se uno riconosce di avere sbagliato e chiede perdono al Signore, per il Signore quella persona è salva, perché la salvezza viene dal Signore. Noi abbiamo una mentalità tipicamente sciocca. Come? Costui accoglie i peccatori e mangia con loro? E il rimprovero che fanno a Gesù. Noi siamo terribili, perché i peccatori dovrebbero essere marginati, e ne marginiamo anche noi oggi tante povere persone che avrebbero bisogno invece di misericordia, avrebbero bisogno di un supporto d'amore. E il Signore, per farci capire quanto la sua visione della vita sia diversa dalla nostra, egoisti, il Signore dice che è disposto, per ritrovare una pecorella smarrita, a lasciare le 99 pecore per cercarla. Ecco che il Signore cerca tutti noi smarriti. Tutti noi siamo la pecorella smarrita. E se chiediamo: Signore, vieni in mio aiuto, il Signore ci raggiunge e ci porta alla pace. Che meraviglia che è la parola del Vangelo. È una parola che salva, è una parola che dà benessere. Noi andiamo a cercare salvezza dappertutto, nelle cose del mondo, consigli dappertutto. Andiamo dai maghi,
andiamo dagli imbroglioni, ci portano via tanti soldi, quando basta una preghiera, una semplice preghiera, un'implorazione al Signore per ottenere cose strepitose. Signore, aiutaci a capire che tu non sei venuto sulla terra per giudicarci, per punirci, ma per salvarci, per riportare l'armonia perduta a causa del peccato.